caso per quello che abbiamo fatto nel terzo quarto, perché con un po' più di attenzione potevamo leggere meglio alcune situazioni, probabilmente ancora tutto in vantaggio del terzo quarto. Senza dubbio bravi gli avversari, sono riusciti a mettersi in difficoltà nella loro pressione. In tante situazioni sono stati capaci di leggere anche bene la situazione di attacco. Mi dispiace ancora una volta, perché il trasferto diventa difficile soprattutto dal punto di vista dei falli subiti. Ogni settimana sistematicamente tiriamo la metà dei tiri liberi degli avversari, ma soprattutto dopo di Albonas, non a un gioco più vicino al canestro o meno. E questo effettivamente, siccome non è la prima domenica che capita, comincia un po' a pesare. Quindi adesso non sto a dire l'assenza dell'americano non arriva. Penso che poi lo tipo, visto che purtroppo si è infortunato anche l'americano un'altra parte, quindi e ce ne dispiace. Anche se mi sembra che l'incidente in campo non ci sia stato, mi sembra più che il giocatore sia andato da solo a sbilanciarsi piuttosto che l'intervento del direttore. Però quella che vediamo tutti con calma, adesso sono stato a campo sul mio lato, mi sembra così. Però non è stato sicuramente il fallo cattivo, il giocatore però la difesa si è anche fermato. E ci sono domande? Grazie. Io volevo fare una curiosità, un commento sulla partita dal punto di vista difensivo della sua squadra, che a tratti sembrava veramente che Dylan non riuscisse a giocare la sua pallacanestro, specialmente nel primo quarto. Come un commento sulla sua prestazione difensiva di Potevamo fare anche meglio, secondo me potevamo fare meglio la considerazione. È chiaro che dall'altra parte tra un giocatore come Ferguson quando attacca non è facile da difendere. Però credo che poi dall'altra parte anche Bella abbia difeso bene. Quindi non ci ha lasciato la solita fluidità, quindi vuol dire che tutte le squadre a questo punto di vista si vede anche nel punteggio, no? Che poi arrivano così perché Biella comunque ha tirato 22 punti, ma escono poi le tiri liberi, sono arrivati a 70, è una partita da punteggio basso, se non ci sono tutti questi tiri liberi è una partita da punteggio molto basso. La giudico bene, credo. Mi dispiace più per come non siamo stati attenti nel terzo quarto ad attaccare. Dal primo attacco in poi abbiamo fatto degli errori che poi ci sono stati. Non parlo degli ultimi tiri liberi, quelli li possiamo sbagliare, ci sta. Li accetto come errore da parte dei giocatori. Quello che non accetto sono le letture in un determinato momento dopo la pausa che comunque potevano non farci perdere quel break di 8-0 che è portato avanti Biella, poi diventava molto più difficile. E potevano quindi cambiare questa partita per noi. Grazie a te. Altre domande? Grazie a tutti. Grazie.